Bilancio approvato dal Consiglio Comunale di Chieti. È successo ieri con 11 voti favorevoli, tra cui quello decisivo del sindaco Di Primio, e 10 contrari, e il governo cittadino rimane in piedi per il rotto della cuffia. I servizi, ripeto, sono stati conservati e quindi diciamo che è il miglior bilancio che si poteva fare con le risorse pur contenute che abbiamo a disposizione. Approfittando della diserzione di Forza Italia, che anche questa volta non era presente in aula, l'opposizione avrebbe potuto staccare la spina all'amministrazione in due modi. Il primo sarebbe stato quello di votare contro in maniera compatta, il secondo invece di abbandonare l'aula precludendo il numero legale per la votazione. Nel primo caso non è stato possibile in quanto i consiglieri di opposizione che si sono presentati non erano in numero sufficiente, mentre la seconda opzione è stata sventata da Mario Troiano, ex Forza Italia, che benché abbia successivamente votato contro l'approvazione del bilancio, rimanendo in aula ha di fatto salvato l'amministrazione. Così Umberto Di Primio è ancora il sindaco di Chieti, potrà ritirare le dimissioni entro domenica, ma rimangono i dubbi su quanto potrà resistere questa maggioranza dimezzata. Il primo cittadino infatti ha annunciato la fuoriuscita da Forza Italia, mentre 5 consiglieri del partito di Berlusconi affermano che Di Primio ha ripetutamente snobbato le loro richieste d'incontro. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, tenta di smorzare i toni. La contrapposizione è personale, non politica, ha affermato il senatore. Abbiamo accolto Di Primio a braccia aperte e ora dovrà spiegare perché intende far ricadere il problema su Forza Italia. D'altro canto l'opposizione invita la cittadinanza, che il sindaco si dimetta oppure no, a ricorrere presto alle urne. Questa esperienza amministrativa ormai è alla conclusione, alla fine. Io credo che sia opportuno voltare pagina il più presto possibile.